Siamo a Busalla, in provincia di Genova. Quella è la raffineria dell'Iplom, il cui oleodotto ha sversato il petrolio nel Fegino, giù a valle, a Genova. Il petrolio viene portato attraverso l'oleodotto alla raffineria, dove viene raffinato. Guardiamo a che distanza sorge rispetto all'abitato, rispetto alle case. È perfettamente adiacente, è attaccato. E qui c'è un odore insopportabile che gli abitanti respirano costantemente. La mortalità è del 7% superiore in tutta la Val Polcevera rispetto a tutte le altre zone della Liguria, un dato eclatante. Questo piccolo impianto apparentemente genera un fatturato di 1 miliardo di euro, impiegando 250 persone. Da qua si capisce come il petrolio sia ancora un'enorme fonte di profitto e di fatturato per le aziende, ed ecco la loro resistenza nell'uscire dalle fonti fossili. L'altra considerazione è la bassa intensità occupazionale che genera un impianto di questo tipo. Ogni persona contribuisce per un fatturato di 4 milioni. Ma a queste persone che cosa rimane? La briciola della briciola. Quello che noi proponiamo è una carbon tax, una tassa sul fossile, perché è giusto che chi inquina, chi fa male alla salute paghi. Una volta che quei costi saranno in carico alle aziende, ovviamente i combustibili fossili diventeranno meno economicamente meno vantaggiosi e le aziende saranno costrette ad investire in energie rinnovabili. Possiamo diventare l'Arabia Saudita delle rinnovabili. Occorre soltanto avere coraggio e non avere lobbisti del petrolio che ti finanziano le campagne elettorali. È solo quello il punto. Attenzione, perché qui veramente si gioca una partita importantissima, ma tutti insieme dobbiamo svincolarci da quelli che sono i ricatti occupazionali e avere la prospettiva che il lavoro si può creare in altri settori. Purtroppo questo governo si ostina a raccontare scenari macroeconomici ottimistici che sono di difficile realizzazione. La propaganda sui dati dell'Istat l'ha già fatta il TG1, perché il direttore Renzi ha già impartito l'ordine dalle 13.30 alle 17 di dare l'altra menzogna del giorno. Questo è un governo che affida la ripresa dell'economia italiana a un ipotetico aumento dei consumi. Io credo che questo governo si possa definire un governo di millantatori, perché oltre ad avere una visione ristretta di quella che può essere la ripresa di un paese, continua a raccontare una situazione rosea, quando in realtà la situazione è drammatica. Quando questo continua a succedere un anno dopo l'altro, forse è il caso di farsi alcune domande. Le stesse domande che si fa peraltro la Corte dei Conti da più anni, e che anche nell'ultima audizione ha sottolineando un allargamento dell'area dei rischi che questo DEF comporta. Il DEF è sicuramente qualcosa scritto nero su bianco, c'è, e cioè che da quest'anno partono dei tagli terribili alla sanità. Più di 1,5 miliardi quest'anno, 3,5 miliardi l'anno prossimo e poi 5 miliardi a regime. Con questa dichiarazione di voto noi votiamo no a questo DEF. Oggi è una giornata storica per il Movimento 5 Stelle. Il Parlamento europeo ha approvato una relazione scritta da noi, portavoce del Movimento 5 Stelle, e da tutti i cittadini che lo hanno emendato sul portale Rousseau. Oggi tutti insieme in Europa portiamo uno dei valori più importanti del Movimento 5 Stelle, la trasparenza. Grazie a questo rapporto avremo trasparenza nei negoziati internazionali come il TTIP, trasparenza nei triloghi, basta riunioni a porte chiuse, basta segretezza, basta riunioni off limits della BCE. Portiamo trasparenza laddove oggi comandano i lobbisti, con l'istituzione di un registro interistituzionale obbligatorio. E poi tuteliamo i whistleblowers, ovvero coloro i quali denunciano gli illeciti delle autorità oppure delle società per le quali hanno lavorato. Oggi abbiamo usato la nostra penna per cambiare un'Europa che non ci piace e abbiamo dimostrato che i cittadini possono fare politica se lo vogliono. Da oggi cambia tutto e noi non molliamo. Grazie Presidente, intervengo per portare a conoscenza questa Assemblea di fatti gravi che sono avvenuti in provincia di Caserta e precisamente nel comune di Santa Maria Capua Vetere. È uno scandalo che di nuovo coinvolge il Partito Democratico, in cui si ipotizzano reati gravi come corruzione, scambio di voto politico, mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, turbativa d'asta, falso ideologico, appalti illeciti. Il PD, quindi coinvolto in questo scandalo, questa volta appunto in Campania, ha dei propri esponenti indagati. Tra questi
Stefano Graziano, consigliere regionale della Regione Campania, presidente del PD campano ed ex consigliere del governo Letta e del governo Renzi. È bene che i cittadini italiani sappiano tutti, e quindi metto agli atti quello che sta avvenendo, e che questa assemblea non faccia orecchie da mercante come sempre le fa, e che si ponga davanti alle proprie responsabilità, perché ricordo, qui è l'ennesimo scandalo dopo Trivellopoli che coinvolge per l'ennesima volta questo governo. Servizi segreti, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Sono in atto il rush finale per le nomine dei futuri direttori e allo stesso tempo i giochi di palazzo di Matteo Renzi, che in comune accordo con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, avrà l'ultima parola sulle persone da nominare. Stiamo parlando di scelte importantissime per la democrazia, scelte che cadranno sulla testa di milioni di cittadini italiani inconsapevoli. Dovete sapere che durante questo giro di delicatissime e potentissime poltrone, Renzi vuole imporre Marco Carrai, suo fraterno amico facente parte del Giglio Magico. Proprio quel Carrai ai vertici delle fondazioni che hanno finanziato l'ascesa politica di Matteo. Lo stesso Carrai che a Firenze metteva a disposizione un appartamento all'ex sindaco e presidente di provincia. Ed ecco che Renzi, nonostante i palesi conflitti di interessi e il curriculum praticamente inesistente dell'amico Carrai, dapprima ha cercato di metterlo all'interno dei servizi segreti ed ora invece, caduto questo primo piano, ha studiato un piano B per sviluppare una maxi consulenza. Secondo Renzi dovrebbe essere il futuro uomo chiave per la cyber security in Italia, venendo così a disposizione dei dati di milioni di cittadini italiani. Questo è un vero e proprio tentativo di privatizzare i nostri servizi segreti, cosa che il Movimento 5 Stelle non può assolutamente permettere e non permetterà. Abbiamo Matteo Brambilla. La nostra idea di città che vogliamo presentarvi è quella di una città dove vivono le relazioni tra tutti gli esseri viventi che ci abitano, e il sindaco dovrà avere cura di questa città. Avere cura cosa vuol dire? Avere cura degli spazi, delle persone, dei diritti e dell'identità. Noi ci saremo, ci siamo e vogliamo cambiare questa città. Non ci accontenteremo di entrare in consiglio comunale. Noi vogliamo andare a ballottaggio e vincere, perché di fronte abbiamo delle persone che hanno fatto promesse da anni e non hanno saputo vedere la città come al servizio dei cittadini, ma solo al servizio di qualcuno. È una duplice soddisfazione la mia, sia perché si tratta di un programma fatto dai cittadini, per i cittadini, ed è il secondo motivo, è il fatto che si tratta di un vero e proprio manifesto programmatico per noi. C'è una differenza fondamentale tra noi partiti politici. Noi non abbiamo bisogno di finanziamenti, ci finanziamo col microcredito, al contrario, le macchine partitiche hanno, per gli ingentissimi costi di gestione, stiamo parlando a livello nazionale di decine se non centinaia di milioni di euro l'anno, hanno la necessità di finanziatori. Riesplode lo scandalo derivati, ovvero quei contratti che lo Stato ha acquistato soprattutto a partire dagli anni 90 per coprirsi dalla volatilità dei tassi sui titoli di Stato. Questi derivati hanno fatto perdere ai cittadini italiani circa 21 miliardi dal 2012 ad oggi, ma solo nel 2015 addirittura 7 miliardi di euro. Si parla di una perdita potenziale pari a oltre 40 miliardi di euro. Parliamo di tre redditi di cittadinanza, cari cittadini. Vi ricordate la nostra battaglia sui contratti derivati? Per riuscire ad averli, per vedere quei contratti e capire cosa è successo e se qualcuno ha fatto degli acquisti incauti. Ebbene, la Procura ci ha risposto che non è nostro diritto avere quei contratti. Il Movimento 5 Stelle chiede da tempo chiarezza e trasparenza su questi contratti che ad oggi, lo ripetiamo, sono secretati, inspiegabilmente. Vogliamo sapere come i governi degli ultimi 20 anni hanno usato i soldi degli italiani. E se lo hanno fatto, se hanno fatto azzardi al tavolo da gioco della finanza spregiudicata, con le banche d'affari che ci tengono per il collo come se fossimo usurati, perché sono quelle che comprano anche il nostro debito pubblico. Quindi da una parte ci fanno il piacere di comprare il debito, dall'altra ci chiedono il piacere di comprare i derivati. Vogliamo capire perché i cittadini debbano pagare due volte, con ricche prebende per chi questi contratti li mette a punto e li piazza sul mercato.
un'enorme fonte di profitto e di fatturato per le aziende ed ecco la loro resistenza nell'uscire dalle fonti fossili. L'altra considerazione è la bassa intensità occupazionale che genera un impianto di questo tipo. Ogni persona contribuisce per un fatturato di 4 milioni, ma a queste persone che cosa rimane? La briciola della briciola.